Adesso vado a correggere le sopracciglia utilizzando sempre il prodotto della Makeup Forever che si chiama Aqua Brow, il numero 10. Ovviamente, considerando la tipologia di trucco, andiamo a farle delle sopracciglia un po' più, tra virgolette, estreme, quindi molto molto più folte. Poi, per creare un effetto un pochino più sfumato verso la fine, mi vado a prendere un po' di ombretto di un paio di tonalità più scure di questo prodotto che ho applicato e vado a scurire la punta. Sto ancora registrando. Lo so che non sei ritenuto apposta. Stai sempre così. Perfetto. Allora, adesso registriamo, quindi comportati bene. Va bene. Vado ad utilizzare un primer sugli occhi. Adesso vado ad illuminare in modo abbastanza eccessivo quella che è la mia zona sotto l'arcata sopraccigliare e l'angolo interno dell'occhio. Per questo vado a prendere un prodotto della MAC, della linea Professional, penso MAC Pro si vede soltanto. È una specie di supracolor che si asciuga facilmente e diventa waterproof. Questo è in tonalità bianca, si chiama Pure White della linea Chromaline. Lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno. Ora vado a prendere un ombretto in stick, questo è un ombretto della Kiko, il numero 20, è un nero puro, e vado a creare la mia base su tutta l'area dell'occhio molto molto allungata con questo prodotto, per creare ovviamente il trucco molto più drammatico. Oggi proviamo ad utilizzare insieme questa palettina della Paola B, è l'ultima uscita della serie Indian Collection. Utilizzeremo principalmente all'inizio, per non farvela alzare in continuazione, l'oro, poi vado a creare nella parte centrale della palpebra mobile un mescolio di questi due, che è un rosato leggermente ramato, e poi la parte finale sarà fatta con questo qui, che è un color mattone, e il nero, senza che ve l'alzo in continuazione. Adesso, come vi ho detto, vado a creare una miscela con il rosato e ramato e lo vado ad applicare nella parte centrale. E poi la miscela del nero e mattone lo vado semplicemente a stendere su questa V esterna. Allora, nella parte iniziale della palpebra inferiore ripetiamo gli stessi colori della palpebra superiore, quindi l'oro, il rame, e poi i due colori più scuri. Poi vado a mettere il mio illuminante. In questo caso utilizzo l'Aura della Neve Cosmetics, è un pigmento, diciamo, l'ombretto in polvere con le iridescenze dorate. E lo vado a mettere, come sempre, sotto l'arcata sopraccigliare nell'angolo interno. Una cosa che mi manca un pochettino è aggiungere un po' d'oro subito dopo la V esterna che ho creato. Quindi vado a riprendere l'oro della palette e vado ad aggiungercelo un pochino. Adesso molto pazientemente comincio a lavorare con l'eyeliner, creandole un eyeliner molto molto allungato su tutta la rima superiore dell'occhio e leggermente sfumandolo qui in basso. Prendo l'eyeliner di Pupa, è della serie Professional Liner Vamp, il numero è 100, è un liner nero, e lo vado ad applicare.
vado ad applicare come sempre il mascara e le ciglia finte. Illuminazione all'occhio, vado a prendere, purtroppo è un glitter di una collezione limitata della Essence, che gira un po' sul color champagne, e lo vado ad applicare. Chiudi male. Sulla palpebra mobile e leggermente sottoarcata sopraccigliare. Ok, adesso possiamo cominciare con il viso. Vado a prendere un color top, un ombretto marrone freddo, e lo vado ad applicare come terra. Io avevo già fatto un contouring con le creme precedentemente e vado ad intensificarlo un pochettino. Utilizzo un pennello della MAC, il numero 116. Poi come illuminante vado a riprendere sempre l'ombretto della Neve Cosmetics Laura e lo vado ad applicare anche come illuminante dello zigomo utilizzando il pennello della Neve Cosmetics che si chiama Magenta Scout. E giusto per dare un tocco leggero di blush vado ad utilizzare il blush della MAC che si chiama End One. Usato, ma proprio leggerissimo lo uso. Poi sulle labbra vado ad utilizzare una matita abbastanza nude che è il numero 09 della Essence che si chiama Nude Coral e vado a tracciare tutta la linea delle labbra sfumandolo verso l'interno. Sopra alla matita vado ad applicare un gloss della Estée Lauder, purtroppo non mi ricordo il numero, comunque è un gloss rosato che rimane un pochino perlescente, ma con delle perle molto molto piccole. Questo è il look finito, spero tanto che vi piaccia e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!